Benvenuti, nuovo appuntamento con l'informazione di Social Pharma Tabloid in questa edizione. Spesa farmaceutica in calo rispetto al 2016, importante il contributo delle farmacie. La spesa farmaceutica netta nel 2017 ha fatto registrare una diminuzione dell'1,9% rispetto al 2016. Dai dati risulta che al calo di spesa e di consumi corrisponde nel 2017 un rilevante incremento della spesa e del numero di pezzi di farmaci erogati in distribuzione per conto. Le farmacie continuano a dare un rilevante contributo al contenimento della spesa con lo sconto per fasce di prezzo che ha prodotto nel 2017 un risparmio di circa 415 milioni di euro. Istruzioni galeniche. 12 video lezioni per il farmacista disponibili singolarmente a 29 euro. Acquistale online sulla piattaforma e-learning di Social Pharma. Sicurezza alimentare. Tutti gli obblighi dei farmacisti. Federpharma chiarisce alcuni punti relativi alla legislazione alimentare, quindi alle sanzioni contenute nel decreto legislativo dello scorso dicembre. Il sindacato ricorda anche che nel caso in cui le referenze alimentari preimballate siano messe in vendita da parte del titolare di farmacia mediante tecniche di comunicazione a distanza, è obbligatorio rendere disponibili le informazioni prima della conclusione dell'acquisto. La violazione di tali adempimenti prevede una sanzione amministrativa da 2.000 a 16.000 euro. La Food and Drug Administration lancia l'allarme benzocaina. Secondo i federali sono pericolosi e devono essere eliminati dal mercato tutti quei prodotti che contengono un principio attivo che può causare una condizione chiamata metemoglobinemia, in cui la quantità di ossigeno trasportata nel sangue viene significativamente ridotta. La sostanza, comunemente impiegata durante la dentizione dei bambini o per alleviare mal di gola, lesioni, irritazioni della bocca o delle gengive, si trova comunemente in spray, oli, pastiglie e altri tipi di soluzioni. Parafarmacie nasce una nuova associazione. Al momento conta 300 iscritti e punta a tutelare gli interessi del farmacista titolare di parafarmacia e legata al ruolo professionale e non al luogo in cui si esercita la propria professionalità. A parlare il presidente Daniele Viti, che aggiunge: siamo diversi dalle altre associazioni già esistenti con le quali auspico una convergenza nell'interesse di chi ha investito nella parafarmacia. Siamo fiduciosi rispetto al nuovo governo e ci aspettiamo che possa chiarire la questione dei farmaci di fascia C. Noi abbiamo voluto non creare una nuova associazione, ma un'associazione nuova che non riguardasse gli interessi della parafarmacia, come chiamiamo l'istituto, ma bensì, ripeto, il ruolo professionale del farmacista stesso che esercita in parafarmacia. Dal 2006 ad oggi sono passati 12 anni dove questo processo non si è mai chiuso, lasciando nel limbo chi ha investito sulla propria professione come i farmacisti, e ad oggi ci ritroviamo in un ebbrio, in un'ambiguità che speriamo che questo governo sia in grado di risolvere. Credifarma, il 2 luglio arriva il nuovo CDA. Nuovo consiglio di amministrazione per la società di consulenza finanziaria di Credifarma. Lo scorso 29 maggio i delegati regionali di Federpharma hanno nominato il nuovo presidente Maurizio Manna, già segretario regionale di Federpharma Campania e vicepresidente di Federpharma Benevento. La vicepresidenza è andata invece ad Antonio Guerricchio, presidente di Federpharma Matera. Manna prende il posto di Michele Di Iorio alla presidenza dal giugno 2015. È tutto per questa edizione, appuntamento alla prossima settimana o in alternativa on demand sul portale socialpharma.it.